Ripeto, per riprendere il discorso di prima, che dopo la morte di Paolo Borsellino avevo detto che se le cose veramente, se Dio aveva voluto che Paolo Borsellino morisse perché la nostra Italia potesse finalmente cambiare, perché la nostra terra potesse finalmente cambiare, perché la criminalità organizzata fosse finalmente sconfitta, allora io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché questo era il sogno di Paolo, e Paolo sarebbe stato felice di morire per quello, per fare cambiare la nostra terra. Oggi che invece le cose stanno ritornando peggio di prima, molto peggio di prima, oggi che anche Corrado Carnevale, tra poco magari lo ritroveremo come presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, Corrado Carnevale che ha avuto l'ardire di dire dopo che è morto Paolo Borsellino, diceva spero che Dio lo mandi all'inferno, che di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone diceva la loro professionalità è prossima allo zero. E di Giovanni Falcone diceva c'ha la faccia come il caciocavallo, per dire che ha quattro facce diverse. E una persona come questa oggi corriamo il rischio, grazie ad una legge ad personam, l'ennesima legge ad personam fatta dal nostro governo, corriamo il rischio di ritrovarci di nuovo presidente della Corte di Cassazione. Sapete perché corriamo quel rischio? Corriamo quel rischio perché uno dei parti di quella trattativa è che dopo l'abolizione del 41 bis, dopo il cambiamento della legislazione sui collaboratori di giustizia, tutte cose che sono state fatte una per una, il punto finale di quella trattativa era la revisione dei maxiprocessi e forse Corrado Carnevale verrà messo in quel posto proprio perché nel momento in cui si arriverà alla revisione del maxiprocesso sia nel posto adatto per poter annullare anche i processi. Salvatore, io vedo in sala tutti i ragazzi, Ecco. stai parlando, io non ti voglio Io interrompere, però ecco, tu hai detto tantissime cose. Ora, che cosa a questo punto, vedo tanti giovani in sala, questi giovani cosa devono fare? Bisogna credere o no nelle istituzioni? Nelle istituzioni bisogna credere, però prima bisogna ripulire le istituzioni. Prima bisogna mio fratello, dalle confessioni che gli stava facendo Gaspare Mutolo, ha saputo come le istituzioni già allora erano inquinate, come le istituzioni, la magistratura era inquinata, c'erano giudici che erano collusi con la mafia, quando ha saputo che c'erano alcuni organi dei servizi segreti, delle forze dell'ordine che erano colluse con la mafia, e sto parlando di Contrada, Paolo Borsellino tornando a casa dice Agnese che vomitava, e quindi le istituzioni bisogna rispettarle. Ma il rispetto delle istituzioni deve essere fatto proprio facendo in modo che le istituzioni non siano occupate da persone indegne di occupare. Bisogna rispettare le istituzioni, bisogna rispettare lo Stato, bisogna rispettare la Costituzione, ma non è quello che oggi avviene in Italia. Oggi si sta tentando di cambiare la Costituzione, si sta cercando di cambiare gli articoli della nostra Costituzione e a forza di decreti legge, senza neanche fare il giusto presidente costituzionale. Oggi si fa un voto Alfano che è una legge apertamente incostituzionale, una cosa si può dire l'impunità per quattro alte cariche dello, le quattro più alte cariche dello Stato per tutelare una persona che avrebbe dovuto essere sottoposta a processi e che in questa maniera non viene sottoposta. Ecco, ai ragazzi io dico, dovete rispettare le istituzioni, fate rispettare le istituzioni, combattete perché le istituzioni siano rispettate, combattete perché la nostra istruzione non sia distrutta come stanno tentando di fare. Di Pietro Calamandrei, la scrisse nel 50, la scrisse nel 50 e sembra che sia stato scritto oggi e tanti ragazzi l'hanno letto, io l'ho pubblicato sul mio sito e ci ho avuto un numero di accessi, un numero di accessi di... Diciamo come si chiama questo sito, 19 luglio? Si chiama www.19 luglio 1992, si chiama così e si chiamerà così fino a quando io non avrò avuto giustizia per mio fratello. Io non ritengo che nel corso della mia vita riuscirò ad avere giustizia per Paolo, non credo che l'Italia riuscirà ad avere giustizia per Paolo, perché per farlo dovrebbe succedere una cosa che Sciascia diceva che è impossibile che succeda, per farlo
bisognerebbe che lo Stato processi se stesso. E allora io non credo che riuscirò a ottenere giustizia, però io la speranza dentro di me non lo uccido, e tramite la rabbia, questo ti dico a cosa serve la rabbia, è tramite la mia rabbia che io riesco a non uccidere la speranza che deve continuare a vivere dentro di me, deve continuare a vivere dentro ciascuno di noi. E credo di risponderti così, è questo che serve la rabbia. La rabbia serve a fare sì che la speranza non muoia, la speranza dentro di me non morirà. E se mai riuscirò a vedere cambiato nel mio vivo, però si chiamerà così, se mai riuscirò a vedere giustizia, anche se non lo ritengo possibile, il sito si chiamerà in un'altra maniera, si chiamerà invece che il 19 luglio 1992 si richiamerà 19 gennaio 1992, che è la nascita, il giorno della nascita di mio fratello, non evidentemente 1992 ma 1940. Ecco, credo che di esserti riuscito a dire a che cosa serve la risposta della procura di Caltanissetta, che si è occupata del caso, a tutte le carte del caso che riguarda suo fratello, no? La famosa agenda rossa. Allora io aspetto, adesso mi attendo delle risposte della procura di Caltanissetta, non me le attendevo sicuramente fino a quando a capo della procura di Caltanissetta, cioè il procuratore di Nebra, che io non ritengo che fosse una persona né adatta a dare delle risposte né che volesse dare delle risposte, tant'è vero che tanti procedimenti che erano stati istruiti alla procura di Caltanissetta, come per esempio il filone dei cosiddetti mandanti occulti per la strage del 1992, filone dei mandanti occulti in cui erano imputati Berlusconi e Dell'Utri, questo processo non è andato avanti, non è andato avanti perché la procura di Caltanissetta, il capo della procura di Caltanissetta di Nebra, ha fatto sì che non andasse avanti, tanto è vero che chi la stava portando avanti, il giudice Tescaroli, Luca Tescaroli, non ha ritenuto altro possibile che abbandonare la procura di Caltanissetta, come già ai tempi Falcone aveva dovuto andare via dalla procura di Palermo quando non lo facevano più lavorare, come anche Paolo Borsellino era dovuto andare alla procura di Marsala. Ecco, l'agenda rossa della quale ha parlato Ricamaio, io non so se tutti voi conoscono di che cosa si parla. Allora, quando Paolo Borsellino venne ucciso, esattamente come era successo dopo la morte dopo l'assassino di Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando, mentre i cadaveri erano ancora nella macchina, la sua cassaforte alla prefettura di Palermo venne svuotata dei documenti che conteneva, esattamente come dopo la strage di Falcone, la strage di Capaci, dal computer di Falcone sparirono le memorie nella quali egli scriveva i suoi diari, alla stessa maniera dalla macchina di Paolo Borsellino ancora in fiamme venne sottratta un'agenda rossa nella quale Paolo Borsellino, in quegli ultimi suoi 57 giorni, nei quali continuava a dire devo fare in fretta, perché sapeva che i suoi giorni erano contati, ebbene, dalla macchina di Paolo venne sottratta quell'agenda rossa, dove c'erano tutte le scritte a mano da Paolo, tutti gli interrogatori che gli conduceva in quei giorni, tutte le ipotesi di quei processi che aveva istruito in quei giorni, di quelle indagini che andava facendo. Ebbene, dalla macchina di Paolo, questa agenda rossa, dalla macchina di Paolo in fiamme, subito dopo l'attentato, quell'agenda fu sottratta. Però diversamente da quello che era successo fino ad allora, questa volta esiste una fotografia di una persona che si allontana dalla macchina con una borsa in mano, e quella borsa sicuramente conteneva l'agenda rossa di Paolo. Questa volta esistono le fotografie, esistono delle riprese dove si vede il capitano Arcangeli che si allontana dalla macchina di Paolo con quella borsa in mano. Io non so se il capitano Arcangeli sia stato lui a sottrarre quell'agenda, posso anche pensare di no, però io ritengo che a fronte di una prova così schiacciante, ritengo che una cosa del genere dovrebbe arrivare nelle aule di giustizia, ritengo che ci debba essere un processo dove il capitano Arcangeli debba spiegare che cosa ne ha fatto di quella borsa, dove l'ha portata, come mai nel momento in cui quella borsa venne ritrovata di nuovo sulla macchina di Paolo, l'agenda non c'era più, l'agenda non era più contenuta in quella borsa. Invece che cosa è successo? È successo che
esattamente come tante altre indagini si sono bloccate alla procura di Caltanissetta, anche questa indagine si è